Autumn Rhythm è una delle opere di Pollock più apprezzate, eseguite con la tecnica del dripping, ovvero il lasciare gocciolare e versare la pittura sulla tela. Il fotografo di origini tedesche, Hans Nammuth, fotografò e filmò l'artista mentre dipingeva il quadro, offrendo un'inestimabile documentazione delle tecniche impiegate e delle diverse fasi nell'evoluzione del dipinto. Le fotografie rivelano che, sebbene il metodo di Pollock fosse spontaneo e non si basasse su un'immagine previamente ideata o su un disegno preparatorio, il criterio era tutt'altro che casuale e richiedeva una competenza e una concentrazione immense. È inoltre da escludere un'assenza totale di controllo razionale, come riferì lo stesso Pollock. Posso così controllare il flusso della pittura. Non c'è posto per il caso. Pollock lavorò alla tela in maniera sistematica, cominciando dall'angolo in alto a destra e spostandosi quindi verso sinistra. Teneva il barattolo di pittura nella mano sinistra e nella destra un grande pennello rigido che faceva oscillare sopra la tela. Come prima cosa realizzò un'ossatura costituita da sottili linee nere, alcune accentuate da schizzi. La pittura era diluita in modo tale da venire assorbita dalla tela non trattata. Le fotografie di Nammuth mettono in evidenza quelle che nella prima fase della composizione sembrano tre figure umanoidi e che scompariranno successivamente sotto i densi strati di pittura. Nella fase seguente, getti di pittura marrone chiaro, bianca e grigio turchese furono collocati sopra la struttura iniziale, spezzando le linee continue. Quindi venne aggiunto uno strato di sottili linee nere che contribuì all'irrequietezza della composizione, rimuovendo qualsiasi parvenza di fulcro o di punto centrale. Sebbene il dipinto fosse astratto e Pollock facesse di tutto per rimuovere qualsiasi traccia di elementi figurativi, l'opera non è priva di contenuto e, sulla base delle linee nervose, dei colori scelti e dell'indicazione fornita dal titolo, è difficile non leggervi un riferimento all'energia degli alberi ondeggianti o dei mulinelli di foglie in una ventosa giornata autunnale. Le sole dimensioni di Autumn Rhythm 279 x 530 cm provocano nell'osservatore la sensazione di trovarsi immerso in un panorama nel quale sono in gioco forze primordiali. Alcuni critici hanno rintracciato nell'opera echi dei ritmi dello stile jazz, Dixieland, molto amato da Pollock, mentre la sua ampiezza e la pressante orizzontalità sono state interpretate come un'evocazione degli ampi spazi aperti del West americano. Nel corso della sua vita, il dripping e la sua action painting attirarono su Pollock sia lodi che derisioni, procurandogli in ogni caso una fama immensa. Un articolo comparso sulla rivista Life nel 1949 lo descrive come il più grande artista americano vivente. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!